Oggi si chiude la Summer School in Finance. 4 giornate, 15 conferenze, 20 relatori di alto livello. Sì, è un fatto inedito per la nostra università che ha deciso di spostare sul suo territorio un'iniziativa che negli anni passati era stata avviata in un'altra provincia, nella fattispecie in Valle Tellina. Era un'iniziativa alla quale ci si teneva molto, era un momento fondamentale di presenza dell'università sul territorio, annunciato già dal nostro rettore Paleari, che aveva chiesto svolgere questa iniziativa sul territorio. La scelta di Clusone è un primo esperimento, è un esperimento estremamente positivo perché abbiamo avuto una grande, diciamo, partecipazione. I nostri studenti hanno potuto per 4 giorni dialogare con diversi docenti della nostra università e anche del Politecnico di Milano e soprattutto avere la possibilità di ascoltare delle interviste con i più importanti manager a livello nazionale e internazionale in materia di finanza. L'Università degli Studi di Bergamo opera in 2 direzioni, guarda oltre confine e consolida i rapporti sul territorio. Sì, abbiamo avviato un percorso di internazionalizzazione degli insegnamenti e dall'anno prossimo avremo 26 insegnamenti in lingua straniera e parallelamente tutte le nostre iniziative di approfondimento, quindi soprattutto anche post lauream, cercheremo, abbiamo avviato questa prima iniziativa, le porteremo fortemente sul territorio perché abbiamo detto dall'inizio che il rapporto tra università e territorio deve essere forte, chiaro e soprattutto, diciamo, trasparente. L'Università degli Studi di Bergamo viene coinvolta in tante problematiche, in tante tematiche importanti, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Ora forse anche il territorio deve rispondere. Il territorio deve rispondere perché l'università è a disposizione del territorio come un interlocutore istituzionale. Certamente quando abbiamo chiesto al territorio di dare una risposta, la nostra domanda è stata quella di aiutare l'università anche a comprendere quali sono le scelte che dal punto di vista formativo devono essere svolte. È un, diciamo così, un'iniziativa che ci vede da vicino, abbiamo chiesto al territorio una mano, spero che il territorio ci dia una risposta. La provincia di Bergamo appoggia queste iniziative dell'università sul territorio? Ma sicuramente sì, il presidente Pirovano ha già dato dimostrazione di una intensa collaborazione con l'Università di Bergamo, individuando nell'università sicuramente un partner ideale per la provincia in varie attività. Ne dico una su tutti, per esempio sul patto dei sindaci, dove sicuramente l'università avrà un ruolo fondamentale, e poi soprattutto il fatto che questa università voglia in qualche modo sponsorizzare il territorio bergamasco, ed ecco quindi che la provincia si è mossa non solo dando il patrocinio ma anche una sponsorizzazione per far sì che questa manifestazione potesse essere fatta.